voglio fare nessuna critica, ma fare qualche riflessione su questo film. Cosa racconta questo film? Racconta una storia vera, è tratta da un romanzo di quelli che in America si dicono non fiction, cioè che non sono inventati, e racconta la storia di tre giovani scienziate assunte alla NASA, a Lenny. Due le abbiamo viste, Dorothy e Dorothy e Katrin, sono due geni della matematica, soprattutto Dorothy è un genio della matematica. La terza è un aspirante ingegnere con grandissime capacità, soprattutto nella meccanica aeronautica. Naturalmente lavorano a Langley perché Langley era la sede della NASA allora in Virginia, perché le loro qualità a scuola le avevano fatte emergere, ma sono tenute in disparte. Siamo all'inizio degli anni 60, in piena era kennediana, l'America sta tentando di combattere sul piano della propaganda con la Russia, che ha già mandato nello spazio, che nel programma spaziale è avanti, e sembrava che questo programma fosse il momento fondamentale di questa sfida. Però siamo nell'America che non ha ancora riconosciuto, che non ha ancora tolto molti degli ostacoli che impediscono alle persone di colore di avere gli stessi diritti e di avere gli stessi usi che hanno le persone bianche. In più queste tre sono anche tre donne. Avete visto in quella scena dove c'è Kristen Stewart che fa la loro superiora, che le tratta veramente pensando che non soltanto, che anche come donne non hanno sicuramente le stesse capacità degli uomini, e invece dimostreranno sul piano concreto la loro capacità di essere all'altezza, anzi più brave ancora. C'è una piccola scena che avete forse intuito, dove il primo astronauta americano, Scott Lang, che va nello spazio, vuole Dorothy perché rimetta a posto, perché verifichi i conti, non si fida dell'IBM. Questo film è uscito oggi, in America è uscito il 25 dicembre e ha avuto un insperato successo, nel senso che è un film di medio budget, non ha attori di primissimo piano, c'è Kevin Costner che però non è più giovanissimo e non è più bello come una volta, ha avuto un successo insperato perché ha ricordato un paese che con le ultime elezioni politiche sembrava essere tornato indietro, che forse ci sono ancora delle lotte, delle conquiste che non vanno dimenticate e disperse. È un film un po' vecchio stampo. Cosa vuol dire? Una volta il cinema era lo strumento, il mezzo di comunicazione più capace di rielaborare le esperienze, le ambizioni, le aspettative del pubblico. Scriveva Calvino nella sua autobiografia che quando andava al cinema negli anni 30 gli sembrava che il cinema gli rappresentasse un mondo perfetto dove tutto aveva un senso, dove ogni persona aveva un ruolo e una funzione precisa, mentre invece il mondo che si vedeva intorno gli sembrava senza senso. Erano gli anni 30 italiani, si può capire quello che voleva dire, ma in generale questa riflessione è valsa anche per gli anni successivi. Il cinema fino agli anni 70-80 in qualche modo ha mantenuto questa capacità di rielaborare le esperienze e di offrirle in una maniera che faceva sognare, piangere e ridere, ma che aiutava a capire un pochettino il mondo. Dopo il cinema ha perso la sua centralità, sono arrivati l'evoluzione dei mezzi di comunicazione, ha portato altre cose, e il cinema in qualche modo ha perso questa cosa difficile davanti a una storia di supereroi, di mutanti o cose di questo genere, riconoscerci, trovarci e capire qualcosa del mondo che abbiamo intorno. Un film come questo invece è un film come si facevano una volta, cerca di spiegarci, di farci capire, di vedere alcune cose. C'è quella scena di cui avete visto una piccola inquadratura, perché Katrin, il genio della matematica, ogni giorno si allontanava per lungo tempo dalle riunioni e nessuno capiva perché, finché a domanda risponde il bagno per
le persone di colore è lontanissimo, è a 1 chilometro, per cui se devo fare pipì, come tutti gli esseri umani, mi tocca aspettare. E Kevin Costner, vedete, decide di distruggere il cartello che era riservato ai bianchi e quindi di permettere, come devo dire, di permettere alla povera Catherine di non assentarsi così tanto tempo, di lavorare di più e meglio. L'idea è proprio questa, come dire, che la società mette dei problemi, mette degli ostacoli, per ragioni che sono storiche, vuol dire, lo sappiamo, negli anni 60 l'America faceva ancora fatica all'integrazione, Martin Luther King avrebbe fatto, vuol dire, la sua marcia nel 64, se non sbaglio, la famosa marcia di Selma, erano anni complicati, ci sarebbe voluto Lyndon Johnson per abolire una serie di sentenze che aumentavano la discriminazione, però ci possono essere degli atti individuali, Kevin Costner, che rompe un cartello, che possono aiutare a far andare avanti le cose, a farci progredire un pochettino. E mi sembra questa la lezione più importante di questo film. Una bella storia che ci ricorda come le donne, e per di più le donne di colore, sono esattamente, come dire, come tutti, possono fare le cose belle e le cose brutte come tutti, possono sbagliare a fare le cose giuste esattamente come tutti, ma che ci vuole un po' di volontà individuale perché questo mondo sia un pochettino migliore.